Dottor Piracini è il presidente di Orogel, che è una delle eccellenze italiane in assoluto nell'ortofrutta e quindi molto legata assolutamente al mondo dell'agricoltura e legata anche all'ippica perché è sponsor del campionato europeo di Cesena. Un po' un legame di marketing territoriale, uno dei pochi che ha l'ippica, perché il coinvolgimento di marchi prestigiosi come il vostro potrebbe essere importante per il settore, ma non c'è molto. Sì, noi siamo molto vicini all'ippica, siamo molto vicini al campionato europeo che sponsorizziamo ormai da diversi anni. Crediamo che l'ippica intanto fa parte dell'agricoltura, quindi è un settore al quale ci teniamo parecchio perché gli allevatori hanno un ruolo importante in agricoltura. Nello stesso tempo noi operiamo molto nella nostra comunicazione anche attraverso un marketing che chiamiamo sociale, che si può manifestare col sostegno di iniziative a sfondo sportivo, culturale e anche sociale in senso stretto, proprio abbinando il nostro marchio ad iniziative, diciamo, di interesse più generale. Quindi direi che con il campionato europeo, con la Hippo Group, otteniamo un buon risultato in termini complessivi. Ma secondo lei perché i grandi marchi simili al vostro stanno lontani dall'ippica? Qualche volta vedono anche con fastidio un abbinamento a questo settore, cosa che non succede da nessuna parte del mondo. Ma io credo che ci sia un qualcosa di antico che vedeva nell'ippica il gioco, la gente che si perdeva nel gioco. In realtà l'ippica non è questo, nell'ippica ci sono delle prestazioni, ci sono degli allevatori che lavorano tutti i giorni per avere dei puledri e dei cavalli che possono competere, e quando si assiste ad una gara ippica non c'è solo il problema della scommessa, ma c'è anche una prestazione fisica, c'è l'amore per gli animali, c'è l'attenzione per gli animali, ma anche per un mondo agricolo che appunto attraverso l'allevamento realizza uno degli obiettivi che da storicamente l'agricoltura ha curato. Il Ministero sta puntando molto per l'ippica sull'idea di marketing territoriale. Secondo lei, che vive da Cesena a Cesena con un ippodromo, è una chiave vincente per riavvicinare gli ippodromi alla gente? Secondo me sì, anche perché noi facciamo molta comunicazione anche per illustrare le qualità dei nostri prodotti, il concetto di salubrità e di sicurezza alimentare, e credo che ci sia un modo, diciamo, più produttivo per fare comunicazione per l'azienda attraverso la valorizzazione delle iniziative che si svolgono in un territorio. Ora noi in questo lo facciamo nel sostegno del Plautus Festival, che è un festival importantissimo, che è territoriale, ma anche questo dell'ippica, ma anche il sostegno per esempio degli sport in senso generale. Quindi la cultura, lo sport, l'attività fisica, il benessere sono tutti argomenti che si combinano molto positivamente con quello che è un concetto di vita sostenibile, con un concetto di attenzione verso il sociale, senza il quale non ci può essere benessere per nessuno. Perfetto, la ringrazio e buona serata e buon campionato europeo. Grazie e buon lavoro a voi, grazie. Elio Pautasso, portavoce di Ippodromi Associati, in questi giorni è stata una bella battaglia, c'è stata la minaccia, la proposizione della serrata dell'accettazione dei partenti a partire proprio da oggi, quindi la giornata del campionato europeo. Stasera c'è già una novità, che è quella, il primo decreto, quello dell'anticipazione del 40%, sarebbe stato firmato. Abbiamo appena sentito il dottor di Genova, ci ha fatto un quadro. Come lo vedete voi dalla vostra parte? Beh, diciamo che abbiamo appreso anche noi poco fa la notizia della approvazione da parte della Corte dei Conti di sabato, insomma, però sembra un po' strano, ma comunque ben venga per quanto riguarda il 40%.
Noi non abbiamo certamente sospeso i partenti perché non arrivava il 40%, ma noi abbiamo sospeso i partenti perché, mancando il rapporto contrattuale definito e quindi il decreto direttoriale, parlo un po' tecnico ma purtroppo è così, per il 60%, quindi per il saldo, noi abbiamo bloccato i partenti, la citazione dei partenti, bloccato chiedendo il rinvio delle giornate di corso specifico, proprio per questo motivo. Quindi ben venga il 40%, noi aspettiamo l'altro decreto direttoriale, quello generale, cosa che appunto il dottore di Genova diceva che a giorni dovrebbe arrivare. Noi aspettiamo fiduciosi, aspettiamo con grande attenzione, anche perché poi, una volta che viene firmato, ha tutto un iter burocratico che dura settimane, settimane, forse mesi, e quindi bisogna che noi aspettiamo il concludersi di questo iter burocratico. Quindi ben venga, aspettiamo fiduciosi, ma vigili. È apparso come in questo periodo il fronte degli ippodromi sia compatto, ma non solo il fronte degli ippodromi, perché abbiamo notato una grossa convergenza anche con le categorie, o quantomeno con la parte più significativa delle categorie ippiche. Beh, certamente noi abbiamo coinvolto su questa nostra, chiamiamola disgrazia, su questa nostra problematica, gli allevatori, abbiamo coinvolto i proprietari, coinvolto i professionisti, e devo dire che abbiamo speso parecchio tempo e parecchia energia per fare capire qual è la nostra situazione, e mi pare che l'abbiano compresa. Per noi è molto doloroso la scelta che abbiamo compiuto è molto dolorosa, per cui non l'abbiamo fatta a cuor leggero. Non ricordo nella mia vita lavorativa di non aver accettato i partenti, non mi ricordo di averlo mai fatto, anzi non l'ho mai fatto, e non l'abbiamo mai fatto noi ippodromi. Quindi veramente noi siamo preoccupati, perché già con bilanci molto sofferenti, già con problematiche differenti, il Covid è un anno particolare, questo lo sappiamo, quindi il Covid ci ha messo in ginocchio, non potevamo e non possiamo permetterci di non portare a fine anno a compimento il nostro fatturato e il nostro incasso, anche perché poi la contabilità di Stato prevederebbe dei risparmi nel bilancio dello Stato, e questo non ce lo possiamo assolutamente permettere. Lo abbiamo fatto capire al Presidente Isabella, al Presidente Bezzera, al Presidente Laporta e a tutti gli altri rappresentanti di categoria, e credo che per questo ci sia stata questa unità anche tra noi società di corse. C'è una piccola parte che non è unita con il gruppo ippodromi associati, ma credo che anche loro abbiano compreso, perché singoli ippodromi hanno chiamato me, hanno chiamato altri rappresentanti del gruppo ippodromi associati per appunto dare la loro adesione alla nostra iniziativa, perché capiscono tutti il momento cruciale che stiamo vivendo. C'è poi un altro fronte aperto, quello del cosiddetto passaggio al CONI, che ha visto anche lì la maggior parte dell'ippica compatta nel dire no assolutamente, e con la volontà di trovare altre strade. Beh Marco, qui potremmo aprire un dibattito che dura settimane. Chiaramente cerco di condensare in 30 secondi il mio pensiero. Allora, ci sono state due leggi delega, la delega fiscale prima e il collegato agricolo poi, che davano delega al governo per riformare l'ippica e per creare un organismo, la Lega Ippica prima, un organismo poi, quindi un ente, chiamiamolo un ente esterno al Ministero, che potesse gestire il settore. Abbiamo speso tempo, denaro per cercare di supportare la politica, il Parlamento, le commissioni parlamentari in questo percorso. Non ci siamo riusciti. Improvvisamente, nel mese di agosto del 2020, in un anno particolare, qualcuno vuol trasferire al CONI, non si sa con quale governance, con quale risorse soprattutto, questo è importante, e vuol trasferire l'ippica al CONI. Io mi domando a chi è venuto in mente questa cosa. Com'è possibile che uno faccia una proposta di un emendamento ad un decreto che non c'entra niente con la riforma dell'ippica, e che senza una base giuridica, uno studio economico, uno studio finanziario, uno studio
di come creare una federazione, perché poi si è parlato, facciamo una nuova federazione, no, andiamo nella FISE, no, era molto confusa, tant'è vero che è stata bocciata. Io credo che qualcuno ci stia riprovando, noi saremo vigili anche su questo argomento, perché proprio in questa discussione che dicevamo prima, in questa riunificazione di intenti con le categorie, noi con queste categorie stiamo parlando anche di quale debba essere il futuro dell'Ippica. Quindi non si pensassero, lo dico in maniera chiara, di prendere l'Ippica e di portarla al CONI to cure. Bisogna approfondire gli argomenti, bisogna parlare di governance, di risorse, di come vengono ripartite, quali sono le garanzie, come vengono utilizzate, chi sono gli attori. Cioè, c'è una serie di argomenti sul tavolo che noi siamo disposti a discutere e ad approfondire fino in fondo, non a prendere la scatola chiusa. E con noi ippodromi, questa volta ci sono gli allevatori, il trotto e il galoppo, ci sono i professionisti, ci sono i proprietari, perché tutti noi teniamo al nostro settore, perché per qualcuno è un hobby, i proprietari, per qualcun altro è una professione, gli ippodromi e gli allevatori. Noi vogliamo essere protagonisti della riforma del nostro settore. Perfetto, grazie Elio e buona serata e goditi il campionato europeo. Grazie a voi della possibilità di aver raccontato queste cose e buona serata a tutti. Giovanni Di Genova, dirigente del MIPAF, l'uomo che ha seguito in prima persona tutta la vicenda degli ippodromi, che questa sera, proprio in concomitanza con una serata di festa a Cesena, sembra aver avuto una svolta, perché è arrivato un comunicato che dice che... Il comunicato dice che oggi abbiamo ricevuto la registrazione di uno degli atti necessari per cominciare a liquidare gli ippodromi, a liquidare quelli che sono i decreti di liquidazione. Erano quello che si aspettavano, problema che un po' agosto, un po' la pandemia ha rallentato molte di queste procedure, per cui pensavamo di riuscire a farlo tra giugno e luglio, siamo arrivati a settembre. Ecco, la parte invece seconda del decreto, quella che riguarderà il 60% del saldo agli ippodromi, che preoccupa molto gli ippodromi. No, non deve preoccuparli, era nelle già previsioni che sarebbe stato chiuso a settembre, bisognava chiudere la prima parte, abbiamo già scritto il decreto, è arrivato, sta per arrivare il nuovo direttore generale, per cui lo firmerà a brevissimo, in settimana, e abbiamo i tempi necessari per dare il saldo al 30 ottobre agli ippodromi che chiudono il 30 ottobre le corse, e un altro saldo a gennaio per tutti gli altri ippodromi. La situazione potrebbe mettersi a bel tempo, e guarda caso proprio in concomitanza, come dicevo prima, con questa grande serata di festa che è la serata del campionato europeo. Come vedete voi dal Ministero questo tipo di serate che riavvicinano un po' il pubblico all'Ippica? Questo è un concetto che stiamo cercando di spingere presso molte altre istituzioni. Sono 2 anni che stiamo cercando di fare promozione per l'Ippica, cercando di coinvolgere il territorio. Sono 2 anni che adesso è partito il nuovo bando per la comunicazione, sta entrando in piena attività, stiamo cercando di sostenere i principali gran premi italiani, e tutto l'obiettivo è quello di avvicinare il grande pubblico agli ippodromi. Certo, ci sono un po' di lentezze amministrative perché sono fondi pubblici, stiamo cercando di snellire anche quelle che sono le procedure relative. Noi ci mettiamo il nostro, cerchiamo di farlo al meglio. Altro fronte che riguarda direttamente il dottor Di Genova, quello del pagamento dei premi, per il quale c'è stata oltretutto una novità a livello parlamentare che si spera arrivi a buon fine, qual è il dirigente delegato. Lì dobbiamo attendere la chiusura dei lavori parlamentari, ci aspettiamo sempre di tutto e di più, ne parleremo quando il percorso è chiuso, però già adesso posso dire che da maggio e giugno abbiamo introdotto molte novità e siamo riusciti a ridurre i premi senza fatture, siamo riusciti a portarli sotto i 60 giorni, speriamo di mantenere questo ritmo. Stiamo lavorando per portare anche i premi con fattura
dai 60 ai 70 giorni, questo è l'obiettivo che vorremmo raggiungere entro la fine dell'anno. La domanda che si fanno un po' tutti gli ippici è: ma è così difficile gestire un settore come l'ippica con le regole di un ministero? Molto. In Italia è molto complesso. Noi siamo un'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica ha una gestione delle risorse che deve garantire trasparenza e sicurezza di legalità in tutti i processi. È chiaro che è un sistema che è fatto per gestire le grandi somme, non è fatto per gestire processi di pagamento a volte di poche decine di euro. Pagare un euro o pagarne un milione, le procedure sono le stesse. Quindi potete immaginare che quel castello, forse sovraccarico di preoccupazioni di legalità, inceppa un po' tutta la macchina. Ultima domanda: in questi giorni scade, o forse no, la limitazione a 12 cavalli per corsa, che impedisce di fare, soprattutto per le tris, queste tipologie di corse, un prodotto veramente appetibile. La reiterete oppure ci sarà la possibilità di avere più partenti dei 12? Allora, come Ministero abbiamo lottato a maggio per far riaprire gli ippodromi. È chiaro che noi puntiamo ad avere piena libertà sulla pista. Certo, dobbiamo rispettare le regole del Covid fuori per esigenze di sicurezza sociale, ma ciò che è attività di corsa vorremmo che fosse fatta secondo i canoni tradizionali. Oggi non è possibile dirlo, speriamo di riuscire a farlo. Perfetto, grazie, buon lavoro e buone sfide, visto che saranno ennesimi mesi di sfide per voi. Sarà un bel autunno, grazie a voi.